Lei la parola, sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio per l'invito, ringrazio Simbola, il suo presidente Ermete Realacci e il direttore, caro amico Fabio Renzi. Sì, la settimana scorsa abbiamo, diciamo, acceso anche un po' i riflettori per iniziare a parlare della ricostruire il Piceno, intesa non solo come ricostruzione materiale, ma anche come prospettiva futura e quindi come nuovo modello di sviluppo. Stiamo attraversando una fase, come tutti ben dicevano, epocale e che genera anche delle opportunità, però bisogna accelerare il passo perché abbiamo passato gli ultimi anni a spendere tante parole e a fare poche azioni. Io credo che questo è arrivato ormai il tempo di trasformare le parole in azioni, ognuno di noi deve svolgere un ruolo fondamentale. Con il dinamismo del nuovo commissario devo registrare che c'è stata una buona accelerazione e anche un nuovo entusiasmo. Questo entusiasmo dobbiamo essere in grado a non spegnerlo perché non è registrato solo sugli amministratori locali, ma lo percepisco anche con il rapporto con i cittadini che hanno visto questo dinamismo come un'opportunità di avviare davvero la ricostruzione post-sisma. Però in realtà devo dire che io ho lanciato l'idea di città metropolitana perché credo che anche i capoluoghi oggi devono ripensare il loro futuro di sviluppo. E quindi i capoluoghi, soprattutto quelli che sono nelle aree interne, credo che devono guardare la montagna come una nuova opportunità. Noi la settimana scorsa abbiamo lanciato i 6 borghi dei Colli Piceni. E sono 6 percorsi che partendo dalla Piazza del Popolo vai nel percorso naturalistico della montagna coinvolgendo i comuni. Perché città metropolitana? Perché oggi più che mai dobbiamo mettere in rete i servizi e i capoluoghi, grazie alla struttura che hanno, devono mettersi a disposizione per iniziare a parlare di città-territorio e di città metropolitana. E quindi, ad esempio, noi stiamo gestendo una gara importante per i comuni anche della montagna, che è quella dei servizi sociali. Allora, per fare questo dobbiamo diventare un hub, per competere, per salvaguardare l'Appennino centrale, io credo che abbiamo bisogno di alleanze e quindi alleanze territoriali con una condivisione della visione. La visione è quella che la montagna non è un luogo da salvaguardare o da proteggere, è una ricchezza. Abbiamo una ricchezza che sta lì. E purtroppo la politica negli ultimi anni ha parlato di questa ricchezza e di impegno di voler difenderla, ma di fatto non ci sono state azioni concrete. Allora andiamo nelle azioni concrete. Io da uno degli atti che ho fatto subito dopo il Covid in Consiglio Comunale ho portato l'esenzione della Tari per chi porta la residenza ad Ascoli dal gennaio 2021. È un segnale iniziale e poi dobbiamo iniziare anche a parlare, qui sarò un po' impopolare, ma anche con le forze dell'ordine e con la finanza, perché io sto registrando oltre 5.000 ascolani che hanno la vivendo ad Ascoli hanno la residenza nella costa per ragioni fiscali. Allora anche su questo bisogna iniziare anche ad avere un controllo, iniziare a far comprendere anche alle persone, ai cittadini, agli imprenditori che bisogna assumersi a volte anche dei costi per poter sposare un progetto di visione, un progetto di opportunità. Da settembre ho iniziato ad incanalare una serie di inviti, arriveranno qui amministratori delegati di grandi brand, anche perché vorrei far comprendere che sulle nostre montagne, sulle nostre piazze, sulle nostre fortezze c'è un'opportunità dove oggi più che mai i brand per avere credibilità devono sposare un progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico dell'Appennino centrale. Io credo che oggi più che mai ci deve essere una sinergia con il privato. Il privato deve vedere questi luoghi come un'opportunità che sta generando il 10% del suo potenziale. Allora, questa è un po' la nostra visione. Con il commissario stiamo dialogando anche sulla parte pubblica, perché su questo, sulla semplificazione, devo dire, stiamo leggendo in questi giorni, in realtà ci aspettiamo ancora di più, perché anche io sull'aspetto della ricostruzione delle scuole, sull'edilizia scolastica, un comune come Ascoli, ma come tanti altri miei colleghi, se mi dai le risorse per poter ricostruire, le procedure mi portano ad avere 4 anni per
per poter ridare una scuola sicura e non ho le risorse per delocalizzare gli studenti mentre vado ad intervenire sulla scuola, credo che non metti in condizione di trasformare quelle risorse in economia, sicurezza scolastica, futuro per l'Italia e per i bambini. Quindi io credo che oggi Simbola ha aperto un dibattito molto interessante, ma lo fa da anni, ma adesso entriamo nel vivo. Questa è una fase storica dove credo che ognuno di noi possa essere protagonista di questa rivoluzione. Però la politica nazionale, in questo caso il governo centrale, deve prendere questa opportunità per cambiare il paese. Qui o si cambia strada e l'Appennino diventa il motore di rilancio dell'Italia intera o si muore, non c'è alternativa. Allora Amatrice, Norcia, Arquata, Accumoli, il versante interno deve avere anche una priorità da un punto di vista infrastrutturale. Nel piano infrastrutturale non si può contare il numero di teste che stanno in quei territori, ma nel valore che quei territori possono portare. Allora su questo chiedo anche una riflessione condivisa e trasversale per cercare di iniziare a pensare che abbiamo bisogno di un attraversamento dei due mari che possa dare sviluppo non solo alle aree interne, ma a tutta l'Italia e al centro Italia, che è il cuore pulsante della penisola. Grazie, grazie davvero al sindaco di